Andrea si è sentito mancare e dopo c'è stato un momento in cui non ho capito più nulla. È come se la vista mi si fosse annebbiata. No, piuttosto come se avessi visto qualcos'altro. È durato un attimo, eppure sia la Tyrell che Cassandra sono scomparse. E la cosa peggiore è che per qualche strana ragione sembra che siamo tornati indietro, di anni. Ah, non ci sto capendo più nulla. Ok, iniziamo subito con un diventi naturale così per sciogliere Sciogliere gli uno. Sciogliere gli uno. Oh, per vedere un 20, il primo 20 di Juve. Esatto. 11 perfetti. Perfettamente. Doveva uscire un numero basso. Ma è adesso. Mer. Mi lancio un 20 naturale. Vai Andrea, un bel 20. Ah, che cosa? Scusate, me Ah, lo... niente, un 20 un 20 naturale. naturale. Tanto per vedere se escono uno. Beh, per vedere se esce un 20 naturale. Ok, Andrea è il primo che si sveglia da... Andrea è il primo che si sveglia, in successione Velvet e Yuma, poi Berserk e per ultima Cassandra. E Cassandra, nulla di... Apro le tende, mi tolgo il cappuccio perché ormai non ha più senso nascondere, almeno qua dentro. Mi do una sciacquata nella bacinella d'acqua, scendo subito e però prima voglio fare un tiro a percepire se sento se si sono svegliati gli altri. Fai un tiro per sentire se si sono svegliati gli altri. Non capisco un cazzo. Allora, sei ancora rintontito sei ancora nel dormiveglio, ti sei appena sciacquata la faccia, cerchi di capire se gli altri si sono svegliati, ma quello che ti viene in mente sono i ricordi di quello che è successo le poche ore prima, le ultime ore. Quindi già comprende l'interno del castello? L'udienza corre? Allora, mentre vado avanti, borbotta a me, che palle, però... Tutto una cazzata, tutto Io ho una cazzata! Come fatto la mai è mia. successa una cosa del genere? Non l'ho mai fatto! E mi autocommisero per tutto il tragitto che va dalla mia stanza fino a giù. Intanto mentre scendi senti tipo Ok, Berserk con cazzo, Velvet e Yuma. Aspettiamo Vale per Velvet. Intanto Yuma. Ok, se appunto io che stavo dormendo così, mi sveglio, faccio... mi giro verso le scale, vedo scendere Andrea, faccio... Ah, buongiorno. Di me, arrivo giù. Buongiorno. E vado scazzato qui al bancone. Still in Civil War. Sì, io mi avvicino piano piano a lui, gli metto una coda attorno e gli dico, ora capisco perché portai sempre il cappuccio. Vuoi nascondere di essere un po' nero, vero? Gli metto una mano sulla coda, stretta folgorante. Ma così a caso? Why not? Why not? Vai! Perché, effetto un tiro d'attacco in mischia e incantesimo contro il bersaglio, però aspetta! Pratica gli sto tenendo la coda, qualcosa non ha funzionato per forza. Tiro per colpire.
E gli potevi stringere la mano e fare se... Puttana era! Madonna troia! Più 7? E che puoi colpire? 5 più competenza. Ah, ok. Puttana. Grazie che non ho fatto critico. Complimenti. Tappete clap. Te Yume, appena gli metti la cosa sulla spalla, dove la metti? Dove gli avvolgi? Hai presente tipo, cavolo ne so, la gatta, quella cicciona di non mi ricordo quale cartone animato? Quando avvolge intorno al collo così per avvicinarselo in realtà. Ah, senti, lui ti stringe la coda, ma te la stringe forte? Con violenza te la stringe. Non mi fa setta folgorante, scusa. E ti fa setta folgorante? Minchia. Quindi mi sento come un taser e a questo punto... Quando sento quel... faccio sparire la coda. Tiri i danni. Quant'era? Un di 8. Quanta cattiveria. Sì, ma sei stronzo. Mo fa 8. Ah no, pensavo. Cosa ha fatto? 2. La madonna. Ah boh. Ti sei comunque salvato 6 danni, eh. Sì, va bene. Teoricamente non gli si arruffa un po' un pelo. Diciamo che diventa... Guarda Andrei, lo potevi fare in mano tipo lo scherzo del... Aspetta, dopo che mi ha detto che... Ah! Scusi, sbaglio giusto. Magari potevo nascondere il mio volto, ma a quanto pare tu non sei più bene a diventare un botto di Ecco, a quel punto io faccio scomparire la coda, inizio a pettinarmi i capelli, che ormai sono all'apro come quelli miei veri. Inizio a tirare i capelli e dicevo: ehi, non te la prendere così, volevo dirti che ti donava alla fine. Anche il pelo arruffato ti dona. Potrei darti il cappuccio, ma non è intenzione. Scorbutico che sei. E mi allontano. Ehi, che c'è? C'è un diavolo per capello? Ah no, è vero, scusa. Sta vendetta trasversale, ma è elettrizzante. Il dissing è quello pesante. Vabbè, siamo in piena Civil War noi. intanto andiamo avanti, vero? Allora, io mi sveglio, mi vesto e faccio la mia carriera Banuk e poi scendo le scale e saluto presenti. Quando scendi le scale senti proprio un'aria fredda. Io credo che senti la puzza del bruciato dei peli degli uomini. senti una tensione, quasi l'aria fosse elettrica. Cosa puoi dire, un gatto? Elettrizzante. Ragazzi, cosa è successo di così elettrizzante? Dimmi che lo vede prima lui, dimmi che lo vede prima io. Chi vede il principati? Scendendo dalle scale vi vede praticamente entrambi assieme. E allora faccio... Ma perché ragazzi sento odore di bruciato. Ah, non guardate me, c'è qualcuno qui che pensava ai fatti dell'altri. Sai com'è? La curiosità fa male. Potremmo dire che la curiosità uccide il gatto, ma c'è un gatto. Uccide il gatto. Intanto mettere in pettino. Mister Simpatia non è in giornata. Nemmeno oggi. Ah, tranquillo, a quanto pare tu ce l'hai le giornate per poter mettere da posto il pelo. Io ho tutto il tempo che voglio. Sono mica un 120enne. No, però poi dal pelo arruffato ti mostri di avere 120 kg.
è pur Luin. In quel momento mi giro, ve lo riaggiusto il più velocemente possibile. Yume ti sta lissando un casino, che sta succedendo? Vedi che ci tengo l'aspetto fisico, quindi mi inizio tutto a pettinare il più veloce possibile. Faccio un tiro a rapidità di mano per vedere come riesco a pettinarmi. Uno, vogliamo vedere l'uno. Mi esce il ciuffo banana. Puoi fare il Josuke. No, ti riesce a mettere a posto bene, però col tuo ciuffo rimane alto. Ah, vabbè. Tipo Ventus. Sì, qualche ciuffo. Qualche ciuffo. Ok. E Berserk come va? Sei più allegro di questo tipo? Direi che va abbastanza bene, che mi siedo. Dormito bene? Pronto per andare dal tuo amico alla coca? Mi pare che abbiamo un problema grande. Quale problema? Lo dico un po' sottovoce, siamo finiti 2 anni dietro nel passato, 1 anno e mezzo dietro nel passato. Non vedo perché dovremmo preoccuparci. Mentre c'è bello stare in tutti i piedi. No, Black Power fa risposta, che dia. Allora ti prego, dimmi che almeno te capisci che è abbastanza grave questa cosa. Io posso capirlo, ma è grave anche il fatto come gli siano rimasti i capelli drizzati. Dove? Ah, tranquillo, non è preso la scossa. O forse sì. Ma che sta succedendo qua? In quel momento fa quello. Faccio tipo... Aspetta un attimo. Sento l'altra pressione in aria. Non so come si dice in Italia, fireport. Per bruciargli il cappuccio. Setta di fuoco? Sì, il trucchetto. Dardo infuocato. Lo vedo che arriva? Te come sei messo? Se lui stava andando letteralmente da Berserk, dovrebbe stare più o meno qui. Scusa, davanti alle scale. Ti metti qua, ok. Stava più o meno qui davanti alle scale. E io giustamente stavo guardando di questa direzione, verso il banco. Fatelo furtività Yume per vedere se riesce a guardarlo in... Furtività, se c'è tu 10 miliardi a furtività. Le ultime parole famose. E vai, fatti schifo. Poi un tiro a intuizione. Mm-hmm. O meglio, anzi, ferma. Quanto hai in percezione passiva? Percezione passiva 12. Ti appicca proprio il cappuccio. Ok, io lo penso di averlo visto che lo sta facendo. Sì. Allora in quel momento mi alzo dalla sedia e comincio ad andare, dico non agitarti, e tipo comincio a cercare di spegnere con le braccia il fuoco. Stile a canovacciolo. Sì. Allora, nel momento in cui vedo che si muove e fa quello... No, tranquillo, ci penso io. E uso controllare fiamme per tipo spostare le fiamme e farle scomparire. Allora, come va Andrea? Ti sei scaldato abbastanza? Bene, cappuccio, in che condizioni hai ridotto? Ridotto piuttosto male. Lo prendo, ma rimane in mano. Aspetta. Oddio. Di tanto Lulla vi si sveglia.
Bene, si sveglia, si prepara. Veste, fa tutto. Si sistema, se l'ha aggiustata. E si mette nel corridoio. E si affaccia e comincia a scendere per le scale. Che vede lei? Lei vede... La stessa... vede... Aspetta un attimo... no, Andre. Perché... sì, tu vedi la situazione, vedi Bear che sta dando capo alla... pacchi alla cannavacciuolo a... ad Andrea, a Yume che si sta facendo... poi mentre sta aggiustando i capelli... e questo. Scende, guarda tutta la situazione. Buongiorno. Buongiorno. Non è mai cominciata la mattina, però già vedo che vi state divertendo. Sì, no, l'hai staccato il fuoco, l'hai spento il fuoco, però lui sta continuando ad aria capo alla capanna a acciuolo. Ah, ok, perfetto. Dopo che Lula vi dice quello, io dico sì, dovremmo poter vedere il faccione di Andrea ancora per un po'. Fortuna che c'ho tutto il guardaroba fatto dei mantelli uguali. Non ce l'hai il guardaroba. Siamo rimasti nel passato. Non lo so. Cioè, alla borsa, di Mary Poppins. Tutti quanti uguali. Ma cos'è successo? Ah, non lo chiedi a me. Chiedi a lui, punto il dito verso Yume e lancio raggio di gelo. Lancia raggio di gelo verso una creatura che comanda il fuoco? Appunto, perché comandi il fuoco, che non te lancia una roba del gelo. Che te lancia una roba del gelo. A quanto pare qualcuno qui si stanno freddando i bollenti spiriti. Ma no, ma che aspetta, ma che è sto fatto che quando deve fare i tiri di scienza Andrea fa schifo, e quando deve piccolo deve essere Yume mo fa tiri strepitosi. Però glielo lancio sulla faccia, io voglio far venire la faccia alla Erection Vigor, so quella tipo idiota col collo. Niente, Yume, ti becca proprio. Sì. Sì, non va a trovare niente. Ti manderò un D8. Aspetta, e il D8 da freddo. Mi sta uccidendo, cioè io non ho fatto danno, lui mi sta uccidendo. L'altro due. Ma almeno è coerente nei danni. Due più lo sai che ti dona la faccia così? Grazie. Io guardo sto quasi. Io guardo sto fatto, Giulio, guarda questo. Guarda tutta la situazione. Sono circondato da un branco. Grazie. Non è circondato da un branco di Dio. Ma fammela dire al mio. Sono circondato da un branco di idioti. Arrivo che esce un stand dietro di me di scar. Ah, anche tu. Valete, si è perso una guerra interna completamente figa. Ma... Dopo aver fatto questo, visto tutta la situazione, sbuffa un po' e si va a mettere qua. Yume come sta adesso? Così. C'è modo per aggiustarlo? Sì, ma intanto si è svegliato. Buongiorno. Buongiorno, beh. Buongiorno, Orvetto. Che succede? Beh, detto tu, vedi la locanda che vuota come la giornata prima, con Yume con la faccia congelata così e tutti i capelli rizzati all'indietro congelati. Berserk che stava vicino ad Andrea con ancora la mano così, pronto a dargli un'altra pacca.
Andrea girato verso Juve che lo punta con l'indice tipo la scimmietta cattiva dei Griffin e Lullaby che sta così proprio in in doppio facepalm. È bello vedere che siete tutti di buon umore. Oh, di certo la Juve guarda la faccia. Velvet intanto suppongo che abbia ordinato in camera un bel tè. Vi capitoliamo una situazione, siamo 2 anni indietro nel mezzo, 2 anni e mezzo indietro nel tempo, non sappiamo come possiamo tornare indietro, sappiamo che adesso tutto quello che abbiamo non vale un cacchio e vi state divertendo a buttarvi la roba in faccia. Perfetto. Dannata. Senti, io mi dire, ha cominciato lui, non importa chi ha cominciato, basta. Oh. Ok, esatto, adesso io la finisco, basta, stop. E nel mente ancora sta facendo pum 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 pum. Giusto Andrea, giusto. Sentite tutti un frusciare di fogli dentro la locanda. Dentro la locanda un frusciare di fogli e vedete dietro di voi Fina che sta tirando giù un giornale che stava leggendo. Avete finito Scusa, di far casino? Tu hai visto tutto questo casino, non sei intervenuta? Ti stavi divertendo, vero? Stavo leggendo il giornale. Io intanto ordino una tazza di latte. Bene, si cacao per partire. Dacci il tempo di finire colazione almeno, dai, ci siamo appena svegliati, dannazione. Sono almeno 20 minuti che state facendo casino. Oh. Qualcuno deve insegnare le buone maniere qua dentro. E io ti guarda proprio con guardo sbarrato, tipo occhi a metà. Mi abbasso un pochino così. Ti bruciano gli occhi. Sì. Sì. Oggi te è proprio da dire, vero? Sai com'è. C'è qualcuno che non è riuscito a chiudere la bocca e adesso io l'ho lasciata aperta almeno. Se intanto mi arriva il latte faccio tipo quelli dalla fritta. Tipo quel latte che sbrodola per quanto bevo in fretta. Ah, io grazie mille. Non ti arrivo. Grazie mille a chi l'hai ordinato. Appunto. Non c'è nessuno qua dietro. Non c'è nessuno. E ricordatevi di mettere 0 su TripAdvisor, eh? Servirebbe un gestore migliore a questa locanda e fa una piccola occhiata ieri a Fina. Parli di me? Beh, perché no? Sì, potrebbe essere interessante gestire una locanda. Comunque... Secondo me non te ne pentirai. Secondo me sì. Pensa a sorridere tu. Va bene, quindi avete più o meno realizzato quello che sta succedendo oppure no? Io sì, lui è nero, lei è morta, lui è un drago, l'altro è ubriaco e siamo 2 anni indietro. Tutto bene. 2 anni e mezzo. Dragonoide. Come la risolviamo questa matassa? Sappiamo soltanto che dovremo andare prima nel villaggio degli Arcocra e poi in quella grotta. E poi dobbiamo cercare di tornare nel futuro o nel nostro tempo. Prima ci muoviamo e meglio è. Quindi idea? Sono pronto, quando volete. Solo che non abbiamo mangiato, ma vabbè, non c'è nessuno. Andiamo, io sono pronto. Quindi... Tutti pronti, suppongo. Equipaggiati? Yes. Ok. Sì. Ok. E Fina si alza dal suo angolino. Ripone. Si avvicina a voi riponendo il giornale sul tavolo centrale. Che c'è scritto sul giornale?
niente, sono solamente fogli bianchi. Ci stava dando lo spettacolo e si sta venendo sotto i baffi, vero? Fa un tiro intuizione. Chi? Io? Sì. Lulla, fa un tiro intuizione. Secondo adesso una cosa. Oggi è giornata di numeri imposti, eh. Si sta, ecca! Si sta, si ecca là! Mi stava decisamente divertendo su, alle vostre spalle. Allora mi se ne accorge e dice... In due anni e mezzo non cambia, eh. In due anni e mezzo non cambierà. Yume, tu lo senti perché tanto... Sì, sì, dico... Assolutamente no, possono peggiorare. Ti sciogli la faccia? Ok. Creo in parte il vapore che inizia a riscaldarmi col fuoco dentro. Con le fiamme. Cioè, tra l'altro come se non messo, no. Cioè, è ancora un po' spettinato. Sì, immagino. No, l'acqua ti scendere tutti lateralmente. Fino a se ne esce. Canta. Andrea la segue a ruota. Seguiamo. Io dando il giro guardo di me, asciugati sti capelli. Malato. E mentre faccio squish e gli sparo delle goccioline d'acqua. Mi diverto con questo. Cammino. Siete fuori dalla locanda e Fina inizia a camminare a passo spedito. Ok. Seguendola ci sto tipo io che mi sbottono davanti e mi lascio un po' al sole. Fa tipo lucerto in pratica. Non è totalmente errato quello che è. Interesting. Vuole fare il figo, semplicemente. Vuole fare i muscoli. Quali muscoli? No, io scendo da Canda, mi metto là sulla testa. È pronto a caricare? No, meglio per non farmi il Natale, non si sa mai. Che cosa ti metti sulla testa, non ho capito? L'elmo. Ah, l'elmo. Io direi il cappuccio, ma purtroppo... Se voglio si coprono. Perché? Mi coprite? No, io non. Vi ricordo che siete ancora nel. Siamo ancora nel passato, non posso farci vedere. No, guarda che siete ancora nel villaggio dei Dragonidi. Cioè nella capitale dei Dragonidi. Anche se al momento vi sembra più che altro, tipo, ci sono molte case semidistrutte. Cioè tipo queste grandi impalcature vicino alle case. E vedete che il palazzo sta... è ancora in costruzione. Vedete in giro tanti nani. Tanti nani, tanti elfi. Il dopoguerra. E soprattutto Aracotra e Dragonidi. Ah. Oh oh. A quanto pare stanno ancora nella piena fase di ricostruzione dopo la guerra. Poracci, vi aspetta un bel faticare. E vedete Andrea che si mette un po' tipo così proprio. Piega un po' la schiena e come se si facesse andare con tutti la gelso da dopo. E ti cammini come se... Sta preparando solo il raggio, intanto carica il sole e poi fai. Lama solare che fa fisica. Ma ha fatto il giorno di sole prima? No, sta caricando. Ma qui sì, tu non hai cappuccio? No. No. E ti fai vedere con lo schifo in faccia? Sì. Purtroppo non posso fare altro. Beh, in faccia e in corpo, giustamente, avendo sbottonato.
Ma oddio, adesso a petto nudo magari non è il massimo. Scusate un attimo, c'ho i miei motivi. È passato da un cappuccio vivente a un sex symbol. Dico, no, non è quello il discorso, però non dico niente. Però si sta iniziando a rannuvolare. Ma che bello, leggero santo. Mai. Magari alziamo il passo? Fina la vedi perché già sta viaggiando con al passo sta già viaggiando. E noi stiamo appresso. O almeno. No, perché è ancora nella strada dritta, qui vedete che sta andando avanti senza troppe remore. Nel mentre. Ma lo vediamo proprio che si sta annuvolando. Sì. Allora, appena vedo che si stanno là, dico, porca miseria, ma è una volta che schiocco le dita e casto luce. E me la metto letteralmente in faccia. Proprio qui, distanza a me, mano. Velvet ti guarda. Cosa non hai capito di non attirare l'attenzione, Andrea? Sto mangiando, non si vede? Sei diventato una pianta, che cosa? Più o meno, diciamo che i parassiti che c'è in corpo non so come, ma riescono a effettuare la fotosintesi, quindi... Quindi parassiti. È approvata sta cosa, è una cosa approvata. Parassiti? Parassiti. Quindi tu stai cibando i parassiti dentro di te. Che si cibano di te. Cosa vi è sfuggita della parola simbiosi? Biosi. Quando vi ho spiegato il tutto. Giusto. Io l'ho capito. Niente, inizio ad avere il fiatone, dico. Parliamo dopo, se non riesco a tenere il passo. Accelero un pelino. Ma in pratica si sta nuvolando, cioè minaccia pioggia. Minaccia pioggia. A questo punto Lula mi tira un... tira un filo dalla cappa e mi salga tipo tutto qua davanti, qua indietro e compare un cappuccio dietro e se lo mette davanti alla davanti. È la cappa approvata. La storia di questa cappa è bellissima, l'ha narrato negli eoni. Guardando Lula mi dico, mi stai fributando per caso? No. Ah, va bene. Comunque avrei approvato. Ci stai bene. Io mi alzo semplicemente il colletto per ripararmi dal vento e vado avanti. E niente, fino alla sua armatura vedete il capello rosso volteggiante dietro di lei mentre avanza di buon passo, di buona lena verso l'uscita della città, e all'uscita della città vedete che sale in groppa a un cavallo. Ma stiamo prendendo in prestito cavalli? Perché se è così io sono approvo. Beh, veramente il cavallo sarebbe il mio. Oh, certo. Certo, è nostro il cavallo, vero? Sono nostri i cavalli. Dove sono gli altri? Gli altri li dovete affittare. Ah, certo. Mi faccio così, tipo. Potrebbe essere un problema, effettivamente. Come mai? Non credo che ci va. No, forse potrebbe essere una buona idea effettivamente. Mi avvicino un attimo al Velvet e chiamo Lulla B anche. Sentite, Lulla B, tu hai detto che la rivoluzione, se vogliamo chiamarla in questo modo, economica, avverrà tra un anno e mezzo, tipo, no? Più o meno sì. Possibile che le gemme
non avevano alcun valore convertibile. Sono pur sempre pietre preziose. Questo viene dato col fatto delle lame. No, intendo, scusa. Ho formulato male la domanda. Intendevo. Possibile che le pietre preziose non venivano valutate non come pagamento, ma effettivamente come un bene, un tesoro precedentemente a questo cambio monetario? Potrebbe ancora avere valore di gemma. Off game, Andre, ricorda che, a parte che sono grandi quanto tipo gli Swarovski, però conta che appunto gli Swarovski di diamanti sono quelli che valgono più tutti. Però conta che per aver convertito le monete in gemme preziose vuol dire che le gemme così alto prima. Sento, c'erano più gemme preziose che soldi in giro per questo. Ho chiesto, non lo sapevo, non lo potevo no, sapere. No, te l'ho fatto, te l'ho detto io off game appunto perché... Quindi praticamente non valgono niente. Ok, a posto. Giusto. Grazie Master che mi ha avvertito, perché avrei fatto una bella gaffa, sinceramente. Quindi tecnicamente non dovrebbero valere nulla, giusto? Se valgono o meno... Niente valgono. Beh... Quante lontane... Yume? Sì? Quante lontane la città degli Aracopra? Diciamo da 1 a 10 è lontana. Da 1 a 10 è lontana, bene. Cioè in un giorno ci arriviamo? Sordo... sì, un giorno dopo bastare. Però sta in cima a una montagna, no. Non è che... Ma un giorno a piedi o un giorno a cavallo? Ah, dipende, a piedi miei un giorno. Off game, io la velocità la doppiata quando vado a quattro zampe. No, come fai non lo so. Vai, vai Vale. Domanda. C'è qualcuno che vende e affitta cavalli nei paraggi? Anche io voglio provarne uno. Ci sono delle stalle. Sì. Mi avvicino senza dire niente. Se qualcuno mi vuole seguire, mi seguisse, ma nel frattempo io vado. E cerco il capo stalliere, l'allevatore. Sì. Salve. Oh, salve, amore. No, buongiorno. Mi trovo davvero in difficoltà nel dovervelo chiedere, ma stavo inseguendo un farabutto, ma se n'è andato via a cavallo. Io sono il comandante Verdettoni, sa. Aspetta. Siamo a 2 anni prima, ancora non sei comandante. Tenente Verdettoni. Ma loro non lo sanno. Sei il maresciallo Verdettoni. Maresciallo Verdettoni. Fammi un tiro su ingannare. Te lo faccio anche con vantaggio perché mi sto fingendo qualcun altro. Vai. Aie. Te l'ho detto che è il giorno dei diri alti. Andrea, porco di bambino. Ma non te lo inganni. Ah, signor... Comandante. Capitano... Comandante, mi scusi. Nel quindi... momento in cui si accorge di me, mi impettisco un po'. Quindi lei ha un distintivo, suppongo, per... Assolutamente no, questo genere di operazioni si fanno esclusivamente in borghese, dovrebbe saperlo. Mi scusi, comandante, sono... come vede sono un uomo di mondo, non ne capisco molto di... Si figuri. Ma guardi, ci sono anche i miei attendenti là. Sarebbe così gentile da prestarci dei cavalli? Dobbiamo inseguire quel bandito, ne abbiamo bisogno. Vediamo. Ha fatto uno. Il comandante Verdettoni fa sempre. Vi regalo tutta la stalla.
No, era uno per guardare, era un tiro per vedere quanti cavalli aveva. Ah, ok. Ok. Si guarda attorno, comandante, vorrei non darle questa grama notizia, ma come dire, i miei cavalli sono stati già tutti prestati. E tipo, si gira e ti fa vedere la stalla vuota. Ma Andrea, porca puttana, perché non ti stai zitto? Il tiro basso l'ha fatto, il master. Ma nel momento sbagliato. Sì, che c'entro io, scusa? Tipo, Velvet sta qua, davanti gli sta il tipo, fa... Mi scusi, ma a chi mi ha prestati? Praticamente tutta la stalla. Guardi, signor comandante, capitano Velvettone, questo qua è un noleggio di cavalli, quindi lei saprà bene che ultimamente c'è stata la guerra e che quindi ci sono molti elfi, molti nani che vanno e vengono da questa città, come da tutto il resto della città. E quindi... Comprendo molto bene. Per caso, mi saprebbe indicare un suo collega che magari può essere di aiuto e darmi questi cavalli? Beh, probabilmente è dall'altra parte della città, ce n'è uno ogni entrata. Dannazione. Noi tutto questo lo sentiamo? No. Stanno parlando tranquillamente, ma voi siete abbastanza lontani. Dall'altra parte della città? Per caso, non so, mi potrebbe lasciare un come si chiama? Una dichiarazione, tipo un vademecum. Hai presente, no? Quelle cose del tipo... Sì, sì. Non lascia passare. No, non lascia passare. Praticamente lui che chiede a un collega, date a questa gente i cavalli, cazzo. Guardi, no, non è possibile, perché siamo comunque tutti delle attività separate. Io ho la mia attività, i miei colleghi hanno le loro. Dannazione, non acciufferò mai più quel bandito. Eh beh, se non c'è nient'altro da poter fare. Mi dispiace, fare. Signor comandante Velvettone, per farmi perdonare probabilmente... Guardi, le posso dare il valore di un cavallo. Andrà benissimo. E ti dà... 8 monete d'oro. Dai, meglio di niente. Ne farò buon uso. Arrivederci. 8 monete d'oro e 7 monete d'argento. Aspetta che me le devo segnare, se no è finita. Oh, se qua c'è ancora le monete completamente. Faccio Velvet fa il tipo, grazie, ne farò buon uso. La ringrazio per la sua collaborazione. La giustizia trionferà anche oggi. La giustizia trionferà anche oggi. Fino intanto riguarda e allora... Questi cavalli? Non ne ho idea, ci sta pensando Velvet. Voi lo vedete da lontano che parla col tipo, non avete idea. Ok. Immagino. Ma tu intanto puoi salire con me se vuoi. Sarebbe brutto lasciare, ok. Non ci hai pensato due volte, vero? Nel frattempo io mi sono avvicinato di nuovo al gruppo. Una notizia? Vuoi prima quella buona o quella cattiva? Dammi prima la cattiva. La cattiva è che non ci sono cavalli in quella stalla. Quale sarebbe la buona? Che un'altra persona mi ha riconosciuto come... il comandante Velvettone. Ah, e come ci aiuta in questa situazione? Ah, niente, però la voce si sparge. Va bene. Ti ricordo off game che uno è nel futuro e uno è nel passato. È la leggenda del comandante Velvettone. Ah. Adesso ci facciamo un fumetto a Asterion, la leggenda del comandante. Spin off.
con un salto temporale di 2 anni. Leggenda dice che 2 anni fa il comandante chiese di cavalli che non ricevete. Ma il comandante del Vettoni 2 anni dopo deve avere benda stile Dimitri. Stile sì. Dimitri dopo guerra. Quindi okay, sembra che andremo a... Sembra che andiamo a piedi. Va, mettiamoci in marcia. Velvet, tu da lontani senti. Scusi, comandante Velvettoni. Scusi. Al sentire questa cosa. Sì. Guardi che i miei colleghi sarebbero dall'altra parte. Sì, lo so, ma questo bandito non verrà acciuffato se non andiamo subito a ripescarlo. Perderemo troppo tempo. E allora mi ridia i miei soldi. Verranno utilizzati per prendere un cavallo strada facendo. Velvet. Velvet, dai i soldi. Velvet. Potrebbe essere. Tutti quanti con la Velvet. Potrebbe essere. Velvet. Utili. Velvet. Io da sopra il cavallo. Tieni i soldi. Aspetta. Ti devo ricongelare la faccia a te. Ok. Mettiamola ai voti. Abbiamo 2 possibilità. O andiamo dall'altra parte della città e cerchiamo di acquistare un cavallo con queste poche monete. Oppure andiamo a piedi e gli do queste poche monete. Che ci facciamo con un cavallo? Che ci facciamo con 0 cavalli? Siamo in 4. Domanda più interessante, come che queste monete? Ok, tecnicamente ho chiesto aiuto e lui si è... Come dire, ha cercato di darmi una mano dicendomi che poteva darmi queste monete che potevano aiutarci a prendere dei cavalli, ma è dall'altra parte della città, quindi di nuovo dobbiamo decidere che fare. Dobbiamo andare avanti, perché anche se prendi un cavallo ci possiamo andare soltanto in 2. Ma non lo sappiamo quanto vale un cavallo, no? Perché non glielo chiedi? No, una domanda interessante, ma lo chiedo io personalmente. Prego, Berserk, prego. Mi chiederebbe uno solo per Berserk. Tra le altre cose. Senza offesa. Ah, tanto perché mi stavo domanda. Ci sono offesa. Mi avvicino e parlo al santo. Sto dire. Mi chiedo. Quanto varrebbe un singolo cavallo? Dipende da che cavallo. Non sono mica capita. A noleggio da una moneta d'oro, e ci sono i cavalli a noleggio da anche 10-20 monete d'oro. La faccia della crisi dopo guerra. È vero. Beh, vabbè, una moneta d'oro. Non ci provo. Quindi 4 cavalli più o meno quanto avrebbero? Ripeto, dipende da che cavallo volete. Okay. Nei cavalli decenti vengono anche 3 monete d'oro a cavallo. Ok, il tipo più basso. Una moneta d'oro, ma cioè sono molto molto fragili e sono dei ronzini che non sopportano viaggi più lunghi di... da qui al villaggio più vicino. Buon uomo, gentilmente mi saprebbe dare il nominativo di quella stalla di cui mi parlava? Secondo? No, mi ha scritto Yume, non so. Si chiama il cavallo a vapore. Eccellente, credo che andremo là, vero signori? Meglio di niente. Sei tu il comandante. Mi impedisco un altro po' a sentire questa cosa. Marsh! Ok, cioè prima era la parte più critico. Ok, il villaggio più vicino, lei intende il villaggio della Crocca o il villaggio del Regno di Birma? Il villaggio quello che sta a mezza giornata di cammino. No, non è fattibile. Off game, ho 8 monete d'oro. Se ne spendiamo 2 ciascuno per un cavallo,
ne abbiamo uno che non fa schifo, ma non è neanche eccellente. Sì, ma il problema è che devi prendere un cavallo solo per Berserk. Ne servono tre di cavalli. Tre. Uno per Berserk, uno per Andrea, uno per lui e uno per Velvet. No, uno per Berserk, uno per Andrea slash Velvet, Andrea slash Lullaby, Lullaby slash Velvet. Cioè, passano tre perché due... Sì, perché Yuma è più piccolo, vi ricordo. Sì, ma anche Lullaby è non me mena minuta, quindi teoricamente... ti arriva un pugno all'improvviso da senza non l'ho che... detto non ho detto non l'ho detto bambino. Ha detto minuta no ma sei snella è lui vabbè sto scherzando sì, ma nulla mi è corazzata cioè c'ho l'armatura pesante quindi un cavallo ciascuno e se... ma io che non c'ho armatura però e Andrea e dai io sono già a cavallo in tutto questo sì. Ah vabbè, allora ci sono quattro cavalli, sì, dobbiamo per forza... Se non è fattibile con le condivisioni. Vorrà dire che ci vedremo al villaggio degli Aracocca. A chi lo sta dicendo? A Yume e Fina, che, penso. Che è già partito, peraltro. Stavo facendo così, ciao! Perché voi sapete dove si trova quel villaggio, sapete la strada? Credo che a Berserk basterà sentire la puzza di odio. Sento dell'odio vicino. Aracocca. No, no, quello sono io ogni volta che penso a Yume. Smetta di pensare a Yume, fai sentire la puzza di odio a Berserk. Vabbè, comunque facevo così a tutti e a lui. Comunque off game credo ci siano dei cartelli da qualche parte, no? Tipo, vedi qua? No? Non ancora. Cazzo. Maledetto piano regolatore. Che tempo di merda. Comune del cazzo, che fai? È ancora tutto abbastanza suddiviso. Ok, allora. O chiediamo indicazioni, o chiediamo indicazioni. Abbiamo la scelta. Fina, non è che potreste... Non è che potreste seguirci fino alla prossima stalla e poi andiamo tutti insieme? Va bene. Sapevo che uno zuccherino. C'è tensione sessuale, immagino. No, niente tensione sessuale, solo tensione. Andiamo. Non possiamo perdere altro tempo. Al cavallo a vapore. Sperando che non siano finiti tutti i cavalli. Mi ritrovate al cavallo a vapore. Salve, vogliamo dei cavalli. Salve. Abbiamo fatto più in fretta di quanto credessimo. Abbiamo dei cavalli. Finalmente! Ok, no, seriamente, che tipi di cavalli volete? Vogliamo... Abbiamo il tipo Ferrari. Che vedete qui sopra. Vogliamo il cavallo... Il cavallo... Non è di colore rosso, vero? No, è un cavallino nero rampante. Vogliamo il cavallo... Diciamo, per darvi una razza, è il frisone italiano. Noi vogliamo la grande punta dei cavalli, qualcosa a metà. Ah, perché non è, perché non la muti per i cavalli, così ci sono tutti dentro. Se riesci entrarvi tutti dentro suona male. No. Ok, torniamo gentilmente, se no non usciamo più dal villaggio. Quindi ci servirebbero quattro cavalli, magari dal valore di due monete d'oro ciascuno. Andrebbero bene. Ah, vediamo. Guarda, tipo... Ah, gli ultimi là in fondo sono dei bei cavalli. Bei cavalli sono... Non sono cavalli di razza. O meglio, fate un tiro a... Su... Percezione? Puoi indagare? No. Aspetta, natura. Stiamo dicendo tutto. Fatemi un tiro su tutto quello che volete. La faccio su rapidità di mano. Nice. Guarda, 9-1, 9-2, 9-2 per essere. Riconoscete che non so. Riconoscete che non sono di. Certo. Vabbè! Yume vede che quello vale esattamente due monete d'oro, la grande punta dei cavalli.
No, in verità vale una moneta d'oro e mezzo. Cazzo. Allora, te Yume riconosci l'età esatta di tutti i cavalli, cioè proprio vai a guardare i cavalli, li guardi in bocca. Li dividi 7 stelle. Cioè li alzi la coda, li controlli per vedere se sono ammaccati. E di sicuro sappiamo che non si chiamano Donato. Quindi posso guardare anche la bocca se è messa bene? Sì, sì. Cioè tu questo qua lo fai mentre lui vi sta indicando i cavalli. E vedi che sono dei cavalli un po' avanti con l'età, però vedi che comunque sono belli robusti e reggerebbero un reggerebbero dei viaggi abbastanza lunghi. Effettivamente potrebbero essere anche in sconto rispetto al prezzo che valgono. Cioè lui ve li ha indicato come cavalli da 2 monete d'oro, ma tu capisci che potrebbero valere di più. No, di più. Okay. Ah, di più? Vabbè. Comandante Melertoni, questi cavalli dovrebbero andare benissimo. Brava la mia sottotenente. Brava. Affare fatto. Quindi in totale sono 8 monete d'oro. A lei. Io mi scelgo questo e prendo quello meglio messo, perché è tanto... Scusa, tu non stai con Fina? No, quello questo. E ne abbiamo presi 4. Quanti siamo? 5. Siamo 5. Allora, aspetta, faccio così. Prendi questo, Andrea. E gli do quello messo meglio. Ma io, intuendo la cosa, dato che non mi fida a prescindere... Ah, grazie mille, allora prenderò quello. Dai, prendi pure quello. Magari io mi stavo veramente dando quello messo meglio. Fidarsi è bene, non fidarsi è più meglissimo nei confronti di Juve. Bene. Io mi sento e dico, vabbè, mi prendo qua. Vieni, Schipanterus, andiamo. Tanto mi ha comunque... tu non prendere questo qua, che faceva cagare. Allora io non prendo quello. Non prenderà quello. Vabbè, io ne prendo uno. Anch'io, non vado più di tanto. Anzi, quando ci salgo addosso gli faccio solo... Oh. Aspetta, si chiama Rutile, giusto? Assolutamente sì. Come si chiama il cavallo? Quello che c'è il comandante? Rutilia, ovviamente. Il nome di un grande destriero del tempo. Si chiama Frau Brücher. Chi l'ha capita dal kill? No, dai, non avete capito la shit. Sì, l'ho capita. Come Andrea non hai capito la shit? Vabbè, Andrea prenderà il cavallo peggiore a prescindere. Frankenstein Junior. Ok, ragazzi, bene, avete preso i cavalli. Sappiate che poi li dovrete riportare, va bene? Va bene, tanto dobbiamo comunque tornare indietro, quindi... Esattamente. Ora, diretti al villaggio degli Eracocra subito. O meglio, a Midori. Un'altra transizione. E... no, fatemi tutti un diventi naturale. Ecco perché non ho preso la cosa, perché non l'ho mai visto Frankenstein Junior. Minchia. Ora cosa ci assale? Tutti gli alti. Te l'ho detto, ha potuto sfiga Andrea. Niente ragazzi, il viaggio è molto molto tortuoso, molto lungo. Affanculo. E a metà del viaggio vi trovate qualche nemico. Io non mi sono assolutamente preparato, che bello! Sinceramente yes. Vi ritrovate dei lupi. 5 lupi. Of course. Ma intanto fate tiro. Inizia Taiba. Che bella la vita.
Che bella la Of course. Onesto. Cioè, ragazzi, ma che tiri di merda. Sono imbattibili, imprescindibili. I lupi remi. Ma puoi fare il lupo Zord? Allora, parte il primo e va subito in diretta contro Berserk e gli salta addosso azzannandolo. 15? No. Ok. Ok, il blu va contro Lullaby. Per colpire. 19? Sì. Ti azzanna e ti fa... 9 danni. Yeah. E cosa con un dente perforante? Se gli devi togliere 3. Perforanti. Dai, gli devi togliere 3. Togli 10. Quindi il tuo... 9 danni meno 3 sono 6. Vai. Poi, scusate, non è blu ma è verde. Poi il blu va qua e attacca Berserk. Non ti prende. Ora, Vale. Velvet, state. Allora, io vorrei castare... Oddio, è andato via il dado. È andato via un dado, addio. Vabbè, adesso. Vorrei utilizzare il trucchetto illusione minore per castare tipo qua, non troppo distante, perché massimo 9 metri, l'immagine di un tipo di un orso per far spaventare i lupi. Ok. E praticamente le creature devono fare un tiro di intelligenza e investigazione per capire se è un'illusione o no. CD? CD 13. Non supera nessuno. Quindi nessuno pensa che sia un intelligente, quindi mettiamo un orzo bello qua che li guarda molto intensamente. Bello, c'è l'orzo. Lade. Oh, rabbia. Leviamoli dei diritti. Andrea? Allora, io mi posto qui. E lancio raggio rovente. Su? Su, allora, in pratica raggio rovente effetta, è creata dai raggi di fuoco e proietti verso tre bersagli agitati. Poi proiettarli contro lo stesso bersaglio in bersagli diversi. Faccio 1, 2 e 3. 2 e 3. Allora, primo raggio, bello, secondo, bello, terzo, male. No, Andrea! Io ti odio, Andrea! Vaffanculo, tre raggi! E su quello verde, vai a vedere che colpisce me. No, colpisce allora, me. Allora, il primo su chi è? Su quello blu. Ok, il secondo? Su quello rosso, non in colpa, ma in colpa i dati. Tu devi starti zitto, che che bei dadi stanno uscendo. In colpa ai dadi. La roba bella. Vaffanculo a te ai dadi. In colpa. Allora, dai, il primo e il secondo lo becchi, il terzo. Sei così proprio
tipo, ah sì, fomentato, che hai beccato i primi due e il terzo, punti quello verde, ma il raggio è breve e quindi colpisci Berserk. Ops. Vai, tira i danni. 2d6? Sì, 2d6. I danni sono per tutti e tre i raggi? 2d6 per ogni raggio. Quindi, primo. Secondo. Fa 12 l'ultimo, vedete? Terzo. Dai. Il minore, almeno. Scusa! Inizia a colpire lui con i colpi per te. Prossimo. Prossimo. Che prossimo? Di nuovo. Perché non mi sono mosso di tutti i metri. E sposto gli altri due e mezzo che sono rimasti qua. Ok. Allora, io decido di attivare il canale divinità. E attivo l'aura. Lo sai che lanciare un kit morto ad Andrea conta come azione completa, sì. No, aspetta, conta come azione gratuita. Ah, ecco. Allora l'ho fatto. Andrea, vaffanculo. No, vai, il vaffanculo è azione completa, il kit è morto è azione gratuita. Ma non lo puoi dire, è paladino, kit è morto. Però può dire box a mamma. È un, è un paladino napoletano. No, è un paladino veneto. Aspetta, è un paladino veneto. Quindi lui il vestito gli dà di passiva. Dai. Allora, tornando a Sherry, decidi di usare l'aura di drago e praticamente tutte le creature amiche entro 3 metri possono fare un D6 di danno aggiuntivo di mia scelta di fuoco, freddo, di tuono, fulmine, veleno o acido, solo una volta per round e dura per un minuto. E decido che tutti faremo un danno aggiuntivo veleno. Ok. Quindi se attento a me se potete fare un D6 in più. Tranne Andrea. Vabbè, giustamente sto troppo a distanza. Ma anche Yume no. Dove sta adesso? 3 metri dovrebbero essere 2 quadrati. Ah no, invece sì, proprio... Ok, quindi 2 quadrati. Aspetta, questo è un attimo Allora, qui non c'è sull'area livello non c'è scritto se è un'azione bonus o un'azione. Come me la vuoi contare? Il canale divinità? Sì. Azione. E allora... ho fatto questa e... mi tengo pronto al prossimo attacco. Yume. Questa? È Shiri entra che non sentiamo la gara. È proprio la linea che gli è morta a un certo punto, gli lanciamo pure la gamba. Può darsi, sì. Meglio? Meglio. Ok, io che avevo già tirato fuori la frusta, mi avvicino a quello verde facendo tipo delle piroette, girando la frusta intorno a me, e poi tiro la frusta. Ok, quanto di performance? 5 tempo. Già ti dici con il trattenere? Sì. Colpisci? Allora, colpendo faccio i danni dell'arma più 2 danni più
Allora, danni dell'arma più 2 danni, poi posso anche castare Firebolt. Vabbè, sono anche dentro all'aula, quindi se vuoi anche un D6. Ok, quindi ro intanto i danni dell'arma. Di qua più. Devo farmi le macro un secondo, ci metto una vita senza. 2 più un D6. Ah, intanto c'è questo. 5. Poi c'è il D6 di Berserk. E poi faccio Firebolt. Sempre a lui, che dovrebbe tirare un tiro a salvezza. Su? Su... Su... Cos... Supera. Su... Supera. Ho fatto 20. Fatto 20? Ha fatto 20. GG. Aspetta però, c'ho anche dei danni extra finali. Faccio anche danni da fuoco quando colpisco con un colpo melee. Che sono i miei punti carisma, quindi più 5. Il lupo schianto. Quindi salta e muore. Perché evita la palla di fuoco. Ok, poi? Ok, poi aspetta, finito il mio turno, faccio un attimo il balletto. Anche se ne è morto solo uno. Adesso mi uccido tutti gli altri. Mi metti allora, il viola. Il viola va ad attaccare a... all'orso. E qua come funziona? Siccome un'illusione si accorge... E praticamente... L'illusione... Che è un'illusione. Sì. Surprise! Il contatto diretto rivela che è un'illusione. Illusione disappears, suppongo. E tipo fa... Il lupo giallo fa tipo... E va ad attaccare Yuna. Un altro 20. Oh boy. Madonna, vanno, fatti schifo. Fatti che... Hai fatto 2 20 di fila? Ma io gli devo rubare quei dadi di metallo. Ti ho già regalato un set di dadi miei qui. E io ti voglio, io faccio lo scambio equivalente, cazzo, dei dadi di metallo che... C'è presente tipo Indiana Jones quando scambia l'idolo col sacchetto di sabbia? Fa lo stesso dei sacchetti... Non ti preoccupare, io, ma se dopo tocca a me... Visto coso. E quanti danni mi fa? Lo dico subito. 12 danni. Sana. Manco troppo. Ok. Subisco e dico, ehi, ero in posa. Però non sono ancora sanguinante, quindi posso. Tocca al rosso. Oh, e io quando faccio? Non l'hai fatto? Sì, vabbè. Ho fatto 13. Porca merda, eri dopo Vale, scusami. Ha saltato il turno. No, non l'ho risegnato, va. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Oh, yeah. Attacco questo giallo, porca Eva. Lo becco. Sì. Allora, visto che l'ho colpito, uso attacco pressante.
Quando colpisci con una creatura con un'arma puoi spendere un dado superiore per tentare di spingere il bersaglio, sommi tuo dado superiore al tiro di danno, e se il bersaglio è grande o più piccolo deve effettuare un tiro salvezza di forza o viene spinto dentro 4 metri e mezzo. Ok. Ok, intanto mi tiro l'aspetta, il primo di 8 del danno, 8 più competenza più 16. Supera. Va bene. Ok. Vabbè, ti tiro il primo di 8 per il danno della spada più il di 8 del dado superiorità. Quale hai detto tu, Ber? Il di 6. Un di 6. Porca Eva. Oh, sono 10 danni tondi, Al giallo. Al giallo. Ok. Ora ritocca al rosso che che attacca l'Ullaby perché vede che hai attaccato un tuo compagno. Ti becca. Hai fatto di nuovo 20, me ne vado. No, ho fatto 16. Ti danno. Più modificatori. Più vari modificatori. Io questo è sto zavenna nazionata solo io, Che pezzo che è stato colpito, eh? Preso, cioè siamo... Ehi, questa venne zanata di solo io. Questo pericolo qua. Quanto mi fa? 12 danni. 12 che devo togliere, già che devo togliere. È giusto? Mm-hmm. Fai un tiro salvezza su forza. Superi. Mm-hmm. Ah, voglio se superi. Ora quello blu si sposta e attacca Velvet. Ok. Ti colpisce? Io ci stanno massacrando questi blu. 12 danni. 13 danni. Okay. Aspetta, ma sono lupi Super Saiyan però. Sono lupi incazzati. Vabbè, non è che è così tanto complicato. 13 per tanto, sì. Sono i lupi blu alfamati di Mitin. Oddio, Mitin. Fammi un tiro salvezza su forza. Aia. Ma tipo il cane di Gilgamesh sti lupi. Tankid. Superi. Ah, almeno. Poi Vale, state. Allora, visto che mi ha fatto parecchio male questo lupo blu davanti a me, decido di sfoderare il mio, anzi no, la mia spada corta e di tentare di prenderlo. Aspetta, io l'ho capito. Vale, volevi tirare il diavolo. Ok, quindi rollo il danno che è un di 6 più 4 e questa è solo la spada più il di 6 di Berserk. Ok, sono 9 danni. E fatto ciò utilizzo la mia azione bonus per ispirare Berserk che è lì davanti a me. Gli faccio tipo: colpiscili più forte, Berserk, falli pentire. Sì, dai, colpisci tu. Sembra la cantante una cosa sadomaso. Lo è. Hai un D6 per prove di abilità. Ok. Io propongo che ogni volta che Vale usa ispirare
come GIF nei video. No. Chi come alza la mano? No, riesco a utilizzarla, mi dispiace. No. No. È morto il master. Sì, no. Master. A te fa. No, a me. Va bene. Allora. Vedo che sto buco c'è ancora intero, sta azzannando male zoom, eh? Tanto anche quello rosso mi ha azzannato, penso prima. Tanto bestia che grande e grosso ce la può fare. Posso mentre fa la mossa di lì? No, lasciala a me, ti prego! Ok. Ok, ritengo il tiro di attacco. Aspetta, vado che questo qua. E non uso più dadi perché li voglio sprecare e faccio il dado di danno più quello di Berserk. Se non schiatta con questo sto lupo di ovviamente di Gigamesh. A quale? Giallo. 15 danni. Non muore. Come cazzo fa a non morire? È Super Saiyan, chiaramente. È quello giallo. Andrea? Io mi sposto. Ok, aspetta. Sì, mi sposto qui. E lancio raggio rovente su quello viola. Ma ho capito che non deve. Ma ho capito che non deve concedere. Non deve. Devi di mirare bene! Ci provo! 1, 2, 3! Tutti e tre? Colpisci tutti e tre? E sono 6 di 6 a sto punto. Ma minchia. Quanto, scusami? 6 di 6. Tutti su un bersaglio. Puttana! Porca troia! Fumo atomico! No, andiamo! Poi tipo i kid dust di Vegeta quando sei duzzi. E tu fai questo colpo, il lupo viene. Cioè, uno non guarda il fumo, ma appena si dipana il fumo, okay, vedi che il lupo è ancora lì. Come Yanko a terra. Vedi che lupo è ancora lì. Porca. Ah, sapevo che io non sconfiggo mai il nemico con questo attacco. Anzi, non sconfiggo mai gli attacchi. Anzi, non sconfiggo mai il nemico. Ma perché mi ha fregato quel 2 del terzo dado, se no sarebbe stato uno equilibrato. Comunque va bene, è oltre la media. Ma sì, noi abbiamo tutta sta scena, ma stupida idea gli danno mangiare e droga e è d'amianto sto lupo. Sono dopati sti lupi, oh. Sono incazzati, io l'ho detto. Che fanno notare di ragazzi, qualcuno di voi ha bisogno di cure o ce la facciamo, o la riuscita a cavare? E adesso va bene, Bess. Io sto bene, ma credo che io stia un po' immesso nella sul problema, fammi distruggere sta cosa e poi ne pensiamo. Pensiamo dopo le cure, comunque. Perfetto. Ah, allora decido di attaccare un po' se davanti a me. Tecnicamente però se ti sposti ti becchi l'attacco d'opportunità. Dipende di quanto aspetta, ho di 6 di male. Sì, puoi aumentare il tiro a colpire. Non colpisci. Cacchio. Ispirazione fallita. Gli si è scordata la chitarra. Non ha preso la chitarra. Fatto che Berserk era concentrato, ma appena gli ha urlato di colpire più forte e si è deconcentrato. E quindi stava per colpire, tipo lo guarda e fallisce il colpo e il lupo schiva. Ma non è stato rombo del tiranno. Hanno usato rombo del tiranno. Tuono del tiranno. Non è stato tuono del tiranno. Zang, dun, 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 dun. Okay.
Yuma. Allora, tocca a me. Come azione bonus utilizzo Searing Smite, che purtroppo non ho i nomi in italiano, quindi non so come... Ce ne faremo una ragione. Che praticamente mi dà il prossimo colpo che faccio, mi dà un D6 extra di danno di fuoco. Madonna. All'arma, il prossimo colpo con l'arma. È una mossa del paladino. È la punizione incandescente. Esatto, la posso imparare perché è una mossa di fuoco, posso imparare tutto ciò che è legato al fuoco io. Quindi l'attivo sulla mia frusta e faccio così impari a rovinarmi la posa. Tira per colpire. Sei stacca. Quanto rido se fai un tiro basso. Anch'io rido tantissimo se faccio un tiro basso. Dipende, se supererà l'uno ridiamo tutti. Io credo l'uno. Ho fatto puttana invece. Colpisci. Colpisco, quindi faccio 1 di 4 più 5 della costituzione più 3 costituzione sì, del carisma, scusa, 5 del carisma più C2, scusate. Questo è il danno che fa l'arma di normale. Poi faccio un D6 che si rispalto. Ma te che, scusa, che danno ci messo Berserk? Un D6? Veleno. Ma non devono fare ti salvezza veleno sti tifi. Poi c'è ancora un bot veleno. Sì, sì. Ok. Quindi faccio un altro D6. E poi gli sparo pure il Firebolt. Questa roba mi sa che ti devo un pelo nerfare. No, voglio multiclassare, quindi non potenzierò, nel senso troppo forte in questo momento, guarda quanto danno fatto di base. No, veramente. Appunto, cosa devo... Per questo ti nerfo. Ti devo nerfare. Fatto 18 di niente schiatta. Hai fatto 18 di danno, aspetta, dovevo fare un Firebolt in tutto questo, come che scalava con la mia completezza del mio danno di destrezza. 5. Comunque schiappava. E gli faccio così impari a rovinarmi la posa. E mi metto nel mentre continua a frustarlo. No, finito così faccio. Ok. Sta al viola. Questa non è neanche la sua forma finale. Salta, che corre, salta Berser e attacca Yume da dietro, perché vede che sta facendo troppi cazzi. Stai esagerando. Ha fatto la cazzata. 13, colpisco. No, e non solo non colpisci. Si becca anche danno. Si becca il danno di Hellish Rebuke, che praticamente è una mossa che mi viene in automatico quando schivo, e gli faccio un D6, no. Deve no, fare un tiro aspetta, quella lì è una magia. Sì, ma è una magia che quando... in base alla mia schivata. No, a reazione. Ah, quindi non si attiva mentre no, schivo? No, lo decidi te se attivarlo o meno. Non dire che va sempre. L'attivo? Sì, vabbè, perdo mana, l'attivo. Quindi vado. Tipo Noctis che schiva. Esatto. Non usate quel nome in vano. Non funziona. Vado, che cacchio stai a dire? Non nominate quel blasfemo. Meglio. Non è una passiva, la devo usare io ovviamente. La uso. Perdo un mana, quindi.
deve fare un tiro salvezza su destrezza. CD. CD 8 e 8, 16. Supera. Superato il CD, prende la metà del danno di quello che farò, che sono 2 di 10 più 4. 2 di 10 più 4? No, sì. Non è possibile. Come qua? Va bene. Non fiamo in diretta, ragazzi. No, non è possibile che sono 2 di 10, aspetta. 2 di 10 più 4. C'è già stato a sto punto. È l'Ishebik. Che è il timorino infernale. Sì, ma tu sono 2 di 10 di base, solo che io faccio più 4 ogni magia di fuoco. Vero. Mortaci è morto, dai, non può essere vivo. Difende contro qua. Come minimo fa 6. No, questo qua sarebbe, aspetta, più 4, 15, diviso 2 perché ho fatto la metà del danno perché ha schivato. Quindi io ho 7. Ritto, pink, doggo. Insegna agli angeli. E rimane ancora in vita. Minchia. E dico, non mi rovinate la volta. Io, stai calmo, non mi giro. Lume, stai calmino, Ok, il rosso si sposta qui e attacca Berserk. Con vantaggio. Ti colpisce. Ti fa. 11 danni. Più tira su destrezza. No, su forza non mi ricordo, aspetta un forza, gli hai fatto forza. Forza. Hai fatto fare forza a me, vai. Forza. Superi. E passa il turno. Poi sta al blu, che riattacca Berserk. Che ti colpisce. E ti fa 9 danni e rifammi un altro. Cavoletta. È assaltato da lupi, ma lui si divincola. Lui fai come koala e se ne fotte. Ah, vale. Ok, Valvetta si gira verso Bessa che gli fa. Come va là dietro? No, tutto a posto, siete vostri bastardi. Oh beh, allora va bene. Mi volto verso quello, il pink doggo, e utilizzo il trucchetto scherno maligno. Deve superare un tiro salvezza di saggezza, CD 13. Non supera. Ok, gli dico tipo diventerai una bella cintura di pelle e subisce un D4 danni psichici. Funziona sulle creature intelligenti. Non devono neanche sapere la mia lingua in realtà. Il lupo fa tipo Scooby. Cioè basta che mi può udire, sebbene non è necessario che ti comprenda. Ma intanto si sente tipo ferito nell'orgoglio. Ecco. E siccome sono cattivo, utilizzo una delle abilità giornaliere del mio tipo di punto. E prova a colpire tirandogli tipo un calcio nei denti. Da ginocchiata sulle gengive. Oh, danni disarmati possono essere tutto. No, aspetta, te hai competenza nei danni
Mati. Colpisci. Ok, quindi il mio danno disarmato è un D4 più 4. Eccoci qua. Boom. Cioè, proprio gli piglia la capoccia. Stum. Che questo qua, il lupo è un attimo contraddetto dal fatto che tipo l'hai puntato, gli hai detto qualcosa e lui non ha capito. È contraddetto, tu gli prendi la testa, gli dai una ginocchiata sotto il muso e senti proprio il cranio fare crack. Crocca al collo, gli fa la X e fa cranio. Senti il cranio spappolarsi sul ginocchio e il lupo muore. Visto? Cintura gratis per tutti. La potenza. La potenza del capitano del Bettone. No, la potenza dell'ignoranza. Peccato che non posso più farlo finché non dormo. Vabbè. Non puoi più insultare lupi. No, non posso più attaccare dopo aver insultato. Ti tocca. Tocca a Lullaby. No. Ok, mi puoi attaccare di nuovo questo qui rosso. Colpisci. E riprova a fare un'altra volta attacco pressando. Vediamo se 13 di su. No. Forza. No. 4 metri e mezzo indietro. E il Berserk e Lume se poi ne posso fare. Azione, ma fammi fare più di danni, no? Ok. E questo è il danno là. Di 8 e il 6. Per essere che gli umani, se vogliono, possono fare a condizione. Visto che penso che possono farlo, se è uscito il... Non farò più movimenti, rimarrò così fino alla fine battaglia. Berserk? Bravo. Tira per colpire. Colpisci. Allora, da cacciare. Dai, il gioco qua. Ok, e il 6. Non abbiamo detto Velvet che fa, che dà la ginocchiata sui denti al lupo, dice. E schiappa anche il lupo. Guarda qua, tipo gira la spada, si mette così. E vedi il lupo volare via di 4 metri e mezzo. Io sta cosa me la immagino molto a layup, con Lullaby che la alza e poi Berserk che lo schiaccia a terra. Vai Berserk, tutto tu. Allora, io casto nuovamente raggio rovente tutto sul lupo blu. Santo iddio, non fare uno. Sto casino mi è costato due draghi stupidi. Dai. Il primo non becca. Beccano solo gli altri due. Solo due ne beccano. No, ho sbagliato, il primo è 14. E ho tirato due volte per sbaglio. Di nuovo. Aspetta, porca voglia, no! No, ho ragione, puoi fare il distruttore Omega. Volevo fare una cosa, volo fa. No, faglielo fare, dai. Vai, fai. Allora, in pratica faccio un raggio e poi con l'altro raggio me mettevo un po' così. What the lovely fireworks! L'ho lanciato. Bello. Perfetto. Ma dai, facciamo la finita e cerco di colpirlo. Se ti vado per agire hai vantaggio, E non colpisci. Se vai alle spalle hai vantaggio comunque. Volevo dire, facciamo di fare finita. Dai, colpisce Velvet, lo ammazza. Allora faccio una cosa, allora. Che non l'ho fatta prima.
Uso la mia abilità da incarnato e il calo di 1000 vite che posso aggiungere un D6 al tiro. Sì, ma io la dovevi usare prima stabilità. Ah, è una di quelle che prima di sapere se colpisce o meno devi utilizzarla? Sì. Ok. Ma io non prima che avevo la concezione di capire che col 13 si è fatto per conto mio per tutto. Ah, ok. Ok, Yuma. Rimani in posa. Rimane assolutamente in posa. Ultra felice. Anzi, niente, te la cambio faccio, ho i saltelli così. Guardami, sono forte, guarda Fina, guarda la posa. Fina ti guarda e non fa niente. Sta al blu che attacca a Svelvet. Come to me, ma boa. Come to me. Boy. Come to me, Iceblade. 17. Yes. Ah. 12 danni più fammi un tiro di salvezza su forza. 12 più forza. Lo superi. Ah merda, maledetto. È superato. È superato. Sì, sì. Da parte azione. Vorrei intanto parte... sapere cosa succedeva se non lo superava qualcuno, perché abbiamo superato. Lo sapeva a fine battaglia. Tipo te avrebbero zompare addosso. Cioè, ma sei di... Vale, Velvet. Ok, siccome mi sono abbastanza stancato di sentire i denti dei lupi sulla mia carne, decido che è arrivato il momento di... Picchiare forte. Sì, è Diablo? Il secondo ginocchio. No, questo combattimento la Jojo Pose. L'ho fatto con la spada. Vai di Jojo Pose. Ah, cacchio. Non volevo perdere. No, dai, vado di spada. Vado di spada, bella tranquilla, simpatica. Ah, merda. E non colpisci. Tutto convinto. Tristemente, tristemente. E utilizzo la mia azione bonus per ispirare Lullaby, dicendole: Lullaby, vieni a darci una mano, tu che sei brava in questo tipo di cose. Ok. E avendo visto che ha fatto volare un lupo, praticamente. Chissà da chi ha imparato quella tecnica. Da chissà, Quindi quando è il dato che devo aggiungere? Un D6 per ogni prova di abilità, anche a colpire. Ok, devo tirarlo tu, devi tirarlo io o devi tirarlo? Lo puoi tirare tu quando lo vuoi utilizzare. Ok, allora, tocca a me. Vai. Allora, sente il mio alveto, ok. La gira il lupo. E prova a colpirlo. Ok, prova a tirare il D6. Ok. Lo devi far prima il D6. No, ispirare no. Ispirare no, ha deciso adesso di utilizzarlo, quindi lo può fare. Sul primo. Di vantaggio, quindi sì. Colpisci. Ok, e tiro un D8 più... E il lupo. Ci vede... Getto... Tornando avanti, avete i compagni, dico... Oh, that was so much fun! Parla come mangi. Come state? Potrei stare meglio. Diverse ferite, diversi mozzichi un po' da diverse parti. Ferite, dici? Fammi dare un'occhiata. Tira medicina.
anche io sto messa tutto sto male. Au. A me ha fatto più male Andrea. Ma a te non ti ho colpito per niente. Ah, la magia di fuoco. No, hai colpito Percy, mi sa. Ah, è vero. No, prima in locanda. Quindi cosa vuoi sapere? Ho fatto un tiro a medicina sui muzzichi di Velvet per vedere se come sta. È mozzicato. È mozzicato. Niente, niente infezione, niente. No. Niente rabbia. No. Ok. Ho un po' di incazzatura, ma non. Tranquillo, te la caverai. Sì, lo so che me la caverò, ma magari curarmi no, eh. Non posso, non ho le competenze. Anche Andrea. Andrea no, gli hai dato un assist pesante. Mago infame. Non oggi. Non ho le competenze, letteralmente. Comunque. Intanto è di Yume che va. Sì, caro. Yume, tutto a posto? Sì. Ah, mi dispiace che ti sei fatto male. Dai, niente. Lutto, tiro per luttare il lupo. E che cazzo fici da un lupo? Quello che provo. Trovi. Allora, aspetta. Trovi Geolite. Ti prego, ti capisco. 40%. Trovi la pelle del lupo rovinata. Beh, l'edizione non è perfetta. Si vede che non era un 3 stelle quel lupo, vero Vale? I haven't achieved perfection. Non è abbastanza integra. E la lascio lì. Beh, sarà perché l'hai crivellato di colpi di fuoco, sai. Tende a rovinarsi la pelle. È vero, però... ci ho provato. Ci speravo. Torno da Fina e dico, allora, te la seguo tutto lo spettacolo, eh? Veramente no. Meno male, sono felice. Vado a prendere il cavallo anch'io. Ma è normale che ti comporta così, Andrea. Questo lo chiede a Velvet. Ah, non guardare me, io non ne voglio sapere niente. Ma quando sei liberato, sei tutta la parte... prima lo confondi con... prima ci confondi con... che poi all'improvviso... tutto contento. Quindi siete... avete sconfitto i lupi e riprendete il vostro viaggio. Forza ragazzi, forza. Cloppete. E arrivate in cima alla montagna e all'entrata della città degli Aracorra ci fermiamo. Dannazione. Cliffhanger.